Da Frosinone a Leopoli per dire stop alla guerra. È il viaggio di Don Davide e della comunità Nuovi Orizzonti, insieme a 33 associazioni con le quali si cercherà di portare via bambini oncologici per consentire loro di proseguire le cure in Italia. Nuovi Orizzonti è solo una delle associazioni italiane che ha accolto l'invito di Papa Francesco, che di fatto ha messo in moto una carovana con 33 associazioni e 600 adesioni, tra cui ARCI, CGIL, FOCSIB, Libera, Mediterranea, solo per citarne alcune. Oggi con i ragazzi della comunità Nuovi Orizzonti, insieme ad altre 33 associazioni, e si parte per una missione umanitaria, Stop the War, a Leopoli, in cui vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza, portare aiuti e accoglienza a questi nostri fratelli in un momento così drammatico. Unirci all'appello del Papa, fermate questo massacro. Basta con la guerra, con la follia di questa guerra. La fondatrice Chiara Amirante ha aperto tutte le comunità. Finora è stato offerto cibo e riparo a 89 tra donne e bambini. Ora l'invito è rivolto a tutti. Chiunque, in modo differente ed in base alle personali possibilità, può dare il proprio contributo. In questo tempo abbiamo avuto modo, attraverso varie azioni e missioni umanitarie, di accogliere anche nei nostri centri circa un'ottantina di mamme con bambini, anche qui in Cittadella. Vi posso assicurare che davvero sentire le loro storie, raccogliere le loro lacrime è qualcosa che ti trafigge il cuore. Ecco, però è anche una gioia poter vedere un sorriso, la speranza riaccendersi in questi volti così segnati dal dolore. Ecco, se volete aiutare ad aiutarci, potete trovare delle info sul sito Uniti per la Pace.